Noemi, ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno, benissimo. Tutto bene, tutto bene. Trentenne che vive a Genova da 12 anni. Da dove vieni però? Sei arrivata a Genova? Sì, in provincia di Reggio Calabria. Provincia di Reggio Calabria. Ti sei spostata, immagino, con i tuoi genitori ai tempi. Ah, già da sola? Da sola, sì, per l'università. Ah, giusto. Sai che anch'io quei 3-4 mesi che ho fatto l'università li ho fatti non a Genova città, ma tecnicamente era l'università di Genova, perché studiavo per fare interprete e l'università di lingue era quella di Genova. Poi c'era un distaccamento vicino a casa. Senti, Noemi, allora, il tuo problema non riguarda la scuola, ma la palestra e in un certo senso l'amore. Sì. Giusto? Sì, esatto. Vai, dici. Ma no, ti spiego. Dopo lavoro vado in palestra tutti i giorni, diciamo, tranne uno o quattro giorni a settimana, e lì sai che io faccio i corsi e poi c'è la sala pesi. Quindi io che sono la sala pesi, la palestra divisa in due. Sì, certo, vai a pompare un po'. E dall'altra c'è la sala pesi. Io sono dentro a fare il mio corso, poi c'è una bellissima vetrata che ti fa sembrare in vetrina, e poi oltre la vetrata ovviamente ci sono tutti gli altri che fanno sala pesi. Ci sono i manzi? Ah, scusami, no, avevo capito che anche tu facevi pesi. Tu cosa fai invece? Zumba? Fai quelle cose lì? No, faccio pump e fitbox. Fai pump? Che cos'è pump? È un po' pesistica, però un po'. Insomma, un po' magari... più leggero, e kickboxing. Sì. Kickboxing, che bello, ti tiene in moto così. E quindi dall'altra parte del vetro c'è st'infilata di manzi, tutti lì. Esatto, si lamentano tantissimo, c'è anche me, vabbè. Sì. E poi c'è Alfredo. Alfredo, dimmi subito, prima di entrare nella discussione, vedere come possiamo fare questo Alfredo, io voglio capire se Alfredo è uno di quelli che quando fa pesi deve farlo sapere a tutti. No. Cioè, no. Si mette lì. No. Se è così, lascialo subito, bocciato subito. Se è uno che fa i pesi in silenzio, allora possiamo entrarci in confidenza. Lui è uno di quelli che sta zitto. Esatto, con le sue cuffie. Ah, sta lì, boh. Si pompa, è così. Lui lo sa che lo guardi, secondo te? Ma sì, perché ci scambiamo degli sguardi. Quindi si mette nelle posizioni dei culturisti, un po' di fianco, ti fa vedere. Si mette lì, quelli che si tengono anche il braccio con l'altra mano per fare... Esatto. Madonna, che roba. Ok, quindi si mette lì, si spara le pose per farti vedere come. La sa fare quella cosa di tipo The Rock, Lou Ferrigno, che ti saluta muovendo i pettorali. Anche Edo Soldo lo sapevo. Cioè, ti fa ballare i pettorali e con l'alfabeto Morse ti fa: ciao Noemi, vuoi uscire con me? E tu stai muovendo i pettorali, lo sa fare? Non è ancora successo. Vabbè. Ok, quindi allora è lì che lui pompa, ti guarda, tu lo guardi mentre pompa. E niente, quello è il problema. Allora io mi sono incuriosita, ho detto io, ma vediamo un po'. Allora un'amica mi ha aiutato a fare di nascosto una foto, questa foto è arrivata ad un altro nostro amico che è andata direttamente in reception a chiedere il nome. Ah, certo, giusto, c'è l'amica, quella che fa l'effetto dell'olio negli ingranaggi, cioè che se vede due ingranaggi un po' inceppati si mette lì e lubrifica, l'ha fatto da lubrificante. Ok. Quindi abbiamo scoperto nome e cognome, che è 4 anni più piccolo, l'ho cercato su Instagram. È un problema per te? No. 30 anni, 26, vabbè. Fisicamente magari no, però poi chissà. Cioè tu dici, già le donne sono più intelligenti degli uomini, se ne prendi uno ancora che ha 4 anni di ritardo su di te, cioè è come parlare con un gatto. Teoricamente potrebbe essere un problema, però vabbè. Chi lo sa, intanto conosciamolo. Esatto. Aspetta, cosa hai detto? Poveri gatti. No, cioè ho capito, però nel senso, se tu ti fidanzi vuoi avere una risposta. Mio gatto è intelligentissimo. Ma probabilmente più di Alfredo anche, cioè, questo non lo metto in dubbio, però vabbè. E quindi vi siete conosciuti? Avete, cioè più o meno, adesso vi guardate? Esatto, fine, nel senso che io poi l'ho seguito su Instagram, lui segue me, però... Vi seguite? Ci seguiamo. E vi siete mandati i messaggini in direct? No, non ancora, no. Allora, a parte che io sono curioso, ma com'è il suo Instagram, ce lo puoi dire? Nome e cognome, forse il cognome eviterei. Orca miseria, però scusami, facciamo questo mannaggia. Sì, perché nome e cognome è un po' brutto. Perché noi volevamo anche fargli questa, cioè adesso se tu ci dici qual è l'indirizzo Instagram, tutti gli ascoltatori di Radio DJ lo seguono. Lo seguono. Lui si troverà a diventare un influencer senza saperlo, diventerà un Instagram star senza saperlo e così diventerà anche ricco e tu te lo sposi già ricco, stai investendo sul tuo futuro. Ti piace questo piano? No, stavo pensando, se Noemi non vuole dire l'Instagram di lui, può dire il suo Instagram e poi la gente va nei seguiti da Noemi e lo trova.
Ah, bello, bello, ancora Madonna. Che Machiavelli, allora... questo è Machiavelli. Allora, com'è il tuo Instagram? Così magari no, così... Nomi con la Y, quindi Nomy. Aspetta. Ah, perché tu ti chiami Noemi, quindi è Nom... Esatto, Y. Nom Y, quindi Nomi, ok? Sì. Poi... Punto B. Punto? Punto B di Bologna. Punto B. Non è privato, vero? No. Eccola qua la Noemona, vediamo un po', vediamo un po'. Guardala qua. La Noemona. Qua sei abbracciata delle amiche, tipica serata fra donne. Sei okay. Andata su agosto? Sei andata anche a Sanremo, sei andata a Sanremo, eh? Ma sì, no. Solo che non ci hanno fatto entrare. Non ti hanno fatto cantare, però, eh? Hanno preso l'altra Noemi. A te non ti hanno fatto cantare. Sta salendo i follower. Quelli di Noemi. Quanti ne hai? 840. Sì, cacchio, ma ne segui 838. Come facciamo a trovare lui? Ma mo? Quanti ce ne saranno con sto nome? È già superato i 1000. Ma nessuno, è l'unico, Alfredo, è un nome particolare. Ma riesce a risalire ad Alfredo? Da... Ah, sì, cerca nei suoi seguiti. È Alfredo Val? Sì. È Alfredo.Val? Va, andiamo, sì. Andiamo a vedere. Dai, lui ha pochissimi follower. Va, che bel ragazzo che è, va, che bel ragazzo. Ah, poi è anche uno di quelli che fa palestra, ma non è grosso. Cioè, esatto. è un ragazzo normale. Anche perché quelli grossi, Noemi, sai che poi c'hanno il pisellino piccolo? Che non so se è un trompe l'oeil, se è un effetto ottico. Perché sono grossi. Sì, è un bel ragazzo, dai, guarda lì, va, che bel ragazzo. Sì. Sembra un po' Salmo. È un surfista, eh? Sì, è un po'. Surfista. È un ragazzo di questi qua della Liguria che c'hanno il mare lì vicino. In questo momento Alfredone ha più 300 follower. Già! Sì. Ma come avete. Alfredone. Sta salendo. Ma cosa sta succedendo? Oh, Noemi, tu sei a 1370. Fra un po' puoi vendere le creme, eh? Fra un po' puoi metterti i vestiti e farti pagare, Noemi. 1400. Ma stai salendo alla grande. Quindi anche Alfredone oggi si troverà tutta un'impennata di follower. Cacchio, e questo sarà il motivo per mettervi in contatto e vedere come va. Oh, Alfredo, quasi 600, eh? È partito, Alfredo era basso. Sì. Adesso arriviamo. Alfredone sembra Diodato, dice qualcuno, è vero? È anche un po' Diodato. È vero, è un bel ragazzo, un bellissimo ragazzo. 1600. Va bene, Noemi. Allora, noi il nostro l'abbiamo fatto. Come direbbe Bruce Springsteen, la scintilla da cui poi deve partire l'incendio, noi l'abbiamo messa. Adesso vediamo se vi. Vediamo. Cioè, dai, questa cosa qua gli farà venire un dubbio, dire: oh, ma cosa sta succedendo? Noemi, ma c'entri tu? Raga, superate 600. Sì, sta andando. Voi immaginate questo ragazzo. Che adesso è il doppio dei follower di prima. Sì. Oh, ma immagina anche tu, sei quasi a 2000, Noemi, eh? Fra un po' facciamo il grano qua, Ma veramente? Sì, fra un po' facciamo il grano. Nomi.b. Noemi, facci sapere come va a finire, ok? Grazie, ragazzi. Va bene? Scusami. Abbiamo fatto più noi per te o la tua amica? Ragazzi. Più noi. Anche sul podio. Più noi. Più voi. Ciao, Noemi, un bacione. Ciao, ragazzi. Ciao. Di qualcuno.